Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road e questo è il mio ebook reader. Dovrei girare il vlog, ma stavo leggendo un romanzo, un'avventura che mi ha preso troppo e siamo solo a pagina 164 di 653, quindi dai, adesso me lo sparo tutto nel tempo della sigla e poi cominciamo, dai. La settimana scorsa sono stato all'Etna Comics, è stata veramente una fiera interessante, sono stati 4 giorni molto intensi, però ho avuto il piacere di incontrare un sacco di amici youtuber con i quali ci eravamo solamente sentiti via internet, quindi è stata per me un'esperienza molto positiva, molto interessante, e proprio in occasione del Etna Comics, il terzo giorno, sul piazzale, ho visto una cosa, un'iniziativa fatta dal comune di Catania, che in realtà poi è un'iniziativa che è diffusa in qualche modo in tutta Italia, e di cui voglio parlarvi oggi. C'era questo autobus sul piazzale di fronte alle ciminiere, in cui c'era scritto «Comune di Catania», «Libri in circolo», eccetera. Vengo e mi spiego. Avete un libro molto bello, di narrativa, di quello che volete voi. Lo avete letto, vi è piaciuto veramente tanto, così tanto vi è piaciuto che bah, non lo sapete, l'avete messo lì in libreria, ogni tanto ci ripensate, qualche volta vi è capitato di rileggerlo, ma resta lì. E se invece poteste condividere questo libro con gli altri, far vedere ad altri questo libro è talmente bello, vi è piaciuto talmente tanto, che anche altri potrebbero leggerlo e potrebbero trarre giovamento da quel libro. Lo consigliate ad amici e parenti, oppure potete avvalervi di una delle tantissime iniziative di book crossing che ci sono in Italia. Cos'è il book crossing? Prendete un libro, lo portate in uno dei luoghi in cui si fa book crossing e glielo lasciate. In cambio per aver lasciato quel libro, generalmente potete prendere un altro libro messo a disposizione per il book crossing, che è un meccanismo veramente bello, veramente interessante, veramente piacevole, perché così voi avete letto un libro, è bello, è interessante, è piacevole, è quello che sia, a questo punto anziché lasciarlo a impolverarsi in una libreria, lasciate che siano altri a poterlo leggere, a poter far sì che si diffonda questo libro. Ci sono tantissimi luoghi che sostengono il book crossing, da semplici bar e ristoranti a vere e proprie associazioni che promuovono le iniziative di book crossing, come in questo caso addirittura è il comune di Catania, l'assessorato alla cultura, che propone il book crossing e quindi, grazie alla collaborazione dell'azienda municipalizzata dei trasporti, che ha messo a disposizione questo autobus che doveva essere dismesso, è stato sistemato, sono stati messi degli scaffali, sono stati caricati dei libri, e soprattutto grazie al fatto che questo autobus si muove per la città, va in occasione di fiere, in occasione di manifestazioni particolari, va nei luoghi di aggregazione, così può attirare l'attenzione, e ci sono a disposizione non solo dei libri che possono essere scambiati, quindi potete andare lì, potete portare i vostri libri e portarvene via altri, se volete, potete anche andare lì e lasciare dei libri che volete che vengano condivisi, non è obbligatorio lo scambio uno a uno, potete andare lì e semplicemente leggere dei libri e lasciarli comunque lì a disposizione degli altri. Addirittura ci sono dei testi che sono stati donati all'associazione, proprio perché comunque rimangano a disposizione solo per la consultazione. Però secondo me è un'iniziativa bellissima, perché, come ripeto, permettere la diffusione della cultura, e in questo modo permettere la diffusione della cultura letteralmente a costo zero, perché d'accordo, ci saranno i costi vivi della gestione dello spostamento dell'autobus, ma e in questo modo anche le persone disagiate che non possono permettersi di andare a comprare dei libri, anche i bambini che possono avere dei problemi, possono comunque avvicinarsi alla lettura, perché secondo me leggere è una parte importantissima anche del processo di crescita dei bambini, dei giovani. In ogni caso è sempre il momento giusto per fermarsi a leggere un libro. Io, da quando ho smesso di guardare la televisione, da quando
ho comprato le book reader, mi sono autoregalato le book reader, ho cominciato a leggere tantissimo, anche perché la sera, invece di guardare la televisione, già verso le 9 mi metto in poltrona e leggo, pagine e pagine. Mi è capitato tranquillamente di farmi prendere talmente tanto dal racconto, dall'avventura, da quello che sto leggendo, da non fare più caso al tempo che passa. Cioè, ci sono state volte che mi sono messo alle 9:30, alle 10 di sera, a leggere, a un certo punto «Wow, sono un po' stanco, oddio, è l'una di notte!» Beh, magari mi fermo, magari continuo domani. Perché è così, perché leggere è bellissimo, perché tu, quando leggi un libro di avventure, non stai leggendo un romanzo avventuroso, stai vivendo un'avventura assieme ai personaggi, un po' come la storia infinita, è vero. Ma attenzione, con questo non voglio dire che tutti i libri che sono stati pubblicati sono delle opere d'arte, perché comunque io per primo ammetto che mi è capitato di leggere dei romanzi che sì, erano interessanti, ma che poi, secondo me, hanno cominciato un po' a scadere. Per esempio, io ho letto la saga dei Dragonieri di Pern di Anne McCaffrey. I primi volumi sono veramente molto interessanti, c'è questa avventura, questo pianeta che fa cascare queste strisce sconosciute, questi dragonieri che appunto cavalcano questi strani animali che richiamano l'idea dei dragoni medievali, anche se siamo su un altro pianeta. Molto, molto bello, ma poi, evolvendo, i libri cominciano a diventare dei trattati di politica, nei quali sono più importanti gli accordi sottobanco e le discussioni sul vino da dare al connestabile degli altri territori, e comincia... c'era tutto un capitolo che parlava del vino, che mamma mia, mi sembrava di leggere l'edizione rimasterizzata del meme «Vino!» E a un certo punto ho abbandonato. Ma con questo cosa voglio dire? Che allora quella saga è orribile? No! Al contrario! Che a me quella saga non è piaciuta, ma certamente posso esprimere solamente il mio parere, ma certamente vi invito a leggerla, a dargli un'occhiata, a farvi un'idea! Anche perché comunque, soprattutto quando si tratta di libri dai quali è stato tratto un film, un'opera cinematografica, sicuramente avrete sentito la classica frase «Ma il libro è meglio!» Ed è vero, perché il libro è sempre meglio, non è un cliché! Ma accertatevene, leggete il libro! E quando avete finito di leggere il libro, che l'abbiate trovato bello, che l'abbiate trovato brutto, che l'abbiate trovato discutibile, condividetelo, permettete anche agli altri di poter leggere, di poter dire «No, a me è piaciuto per questo, no, invece a me non è piaciuto per quello!» Si crea una discussione, si diffonde la cultura, è una cosa bellissima! Per questo trovo bellissime le attività di book crossing, per cui, visto che io sono in Sicilia, visto che ho conosciuto questo esempio di attività di book crossing, che è Libri in Circolo, patrocinato dal Comune di Catania, innanzitutto sul doobly-doo vi lascio il link alla pagina Facebook dell'iniziativa di book crossing del Comune di Catania. Andate e date un'occhiata a quella pagina, ci sono le informazioni sull'attività di book crossing e soprattutto ci sono le tappe e le date nelle quali si sposta questo autobus. Ma naturalmente, come ripeto, questo riguarda il Comune di Catania. Voi, se giustamente non abitate a Catania, informatevi se ci sono attività di book crossing nella vostra città, guardate se avete dei libri che avete letto, che vi sono piaciuti, che non vi sono piaciuti, ma che comunque sono lì, rimasti a impolverarsi nella libreria, e piuttosto portateli, condivideteli a queste iniziative di book crossing, permettete ad altri di leggere questi libri. Potreste anche andare una domenica che non c'è... magari dice «Cosa facciamo? È una giornata un pochino nuvolosa, non si può andare in spiaggia!» Andate a cercare una bella attività di book crossing con i vostri figli, andate a leggere un bel libro! Guardate che ci sono libri, romanzi, racconti brevi e simpatici, che si riescono a leggere anche in un paio d'ore, che scorrono molto velocemente, e sono comunque molto gradevoli! Ma non devo dirvelo io, andateli a scoprire, perché è bellissimo! L'idea di uscire, di prendere un libro, di sedersi in poltrona e leggere un buon libro, credetemi, è un'idea sempre positiva, anche se quel libro non vi è piaciuto. Quel libro non vi sarà piaciuto perché avete delle idee ben precise,
vi creerà comunque qualcosa in mente, vi dirà «sì, non mi è piaciuto perché questo personaggio mi sta antipatico, perché questo personaggio si è comportato in questo modo, io per esempio mi sarei comportato in un altro». Eccoci quindi alla fine di questo vlog veloce. Io vorrei sapere da voi se ci sono iniziative di book crossing nella vostra città, se avete partecipato a iniziative di book crossing, se vi ho incuriosito cercherete iniziative di book crossing, se non ne sapevate nulla e vi ho fatto conoscere questa cosa, se siete di Catania, non lo so, fatemi sapere che cosa ne pensate, se pensate che il book crossing sia inutile, ditemelo sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Se ci sono dei libri che avete letto e che vi sono piaciuti, o che non vi sono piaciuti, parliamone, perché è bellissimo! Mettiamo in moto questo meccanismo culturale. Bene, io ho concluso. Quindi, come sempre, vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog. Vi ricordo, se il vlog vi è piaciuto, se vi piace l'iniziativa del book crossing, di fare pollice in alto, di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp e su Telegram. Vi ricordo anche di andare a visitare la pagina Libri in Circolo su Facebook del Comune di Catania, o comunque, se trovate altre iniziative di book crossing in Italia, potete segnalarmele sui commenti. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Inoltre vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Detto questo, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!